Ciao a tutti ragazzi, qualche giorno fa ho ricevuto su YouTube un messaggio di un ragazzo che mi chiedeva cosa ne pensassi a proposito del turbo elettrico. Ora, prima di parlare del turbo elettrico dobbiamo parlare del classico turbo, quello montato sulle autovetture. Dobbiamo in pratica capire come funziona. Intanto che cos'è un turbo? Dovete immaginare un turbo come un compressore d'aria, la cui funzione è quella di prendere l'aria, comprimerla, quindi attenzione, tutto il discorso si basa sulla compressione, quindi comprimerla ed inviarla ai corpi farfallati. All'interno dei corpi farfallati l'aria poi verrà miscelata, grazie agli iniettori, alla benzina. Quindi questa miscela della benzina continuerà il suo viaggio verso i pistoni, i quali la comprimeranno ulteriormente, quindi poi ci sarà la combustione, lo scarico e via dicendo. Ora, alla fine noi ci ritroveremo all'interno della camera di combustione con una quantità di aria superiore. Quantità di aria superiore si trasforma naturalmente in una quantità di ossigeno superiore. Naturalmente, se avrò una quantità di ossigeno superiore, io invierò anche una quantità di benzina maggiore, il che si tradurrà in una combustione molto più energica, molto più forte. Quindi, alla fine di tutto, io mi ritroverò con un motore più potente a parità di cilindrata. Però vediamo adesso nel dettaglio come funziona questo discorso. Quello che state vedendo è un turbo sufficientemente grande ad alimentare, eccolo qui, a garantire l'alimentazione di un motore turbo fino a 2000 cm cubi. Come vediamo, questo è il corpo, si chiama il corpo centrale, il core assi, il CHRA. In pratica è formato da due elichette, due ventole, in gergo si chiamano due giranti. La prima viene tenuta in rotazione dai gas di scarico. La seconda, che è poi quella che ci interessa, eccola qui, in pratica aspira l'aria, la comprime e la invia, come abbiamo detto prima, ai corpi farfallati. Ma vediamo nel dettaglio come funziona, come si svolge tutto ciò. Gli ingegneri hanno realizzato questo profilo, questo qua, eccolo, ve lo faccio vedere, il profilo della girante di aspirazione, in modo che una volta montato sulla chiocciola di aspirazione vada a combaciare alla perfezione con le pareti della chiocciola stessa, in questo modo, guardate. Successivamente, questa girante sarà tenuta in rotazione in questo modo, aspirerà l'aria, eccola qui, aspirerà l'aria, la comprimerà proprio grazie all'elevato numero di giri, che vi ricordo arrivare anche fino a 160.000 giri al minuto, la comprimerà e la invierà attraverso questa feritoia che vediamo qui, la invierà tramite il condotto di uscita poi ai nostri corpi farfallati. E così è solo così che riusciamo ad avere un flusso d'aria pressurizzato. Spiegato il funzionamento di un vero turbo, passiamo ora ad analizzare il funzionamento di un turbo elettrico. Fondamentalmente in commercio esistono tre tipi di turbo elettrico. C'è un primo tipo, che io definirei simpaticamente il modello asciugacapelli, prego. Un secondo tipo che definisco modello Stagnarella 2000, a voi. Un terzo tipo, quello più simpatico, il modello aspiratore del cesso. Analizziamone uno soltanto. Ne analizzeremo quest'ultimo, il modello aspiratore del cesso, che per me è il più simpatico. Vediamo come funziona. Quella che state vedendo è una ventola intubata. In pratica si monta sui jet radiocomandati come il MiG-21, il Mach-E, in pratica gli aerei come quelli delle frecce tricolori, e serve per farli volare. Com'è formata? Abbiamo una classica elichetta, eccola qui, abbiamo il tubo, quindi il supporto, e abbiamo un motore brushless. Come potete vedere è pressoché identica al nostro turbo modello aspiratore del cesso.
Ora, la domanda è questa. Qualcuno di voi, eccola qua, ve la faccio vedere, è in grado di spiegarmi come una ventola intubata sia in grado di generare pressione? Non esiste una risposta, perché una ventola intubata genera spinta, non pressione. In pratica questa qui la si monta sul jet, si mette in moto il motore, la ventola gira, vi crea una spinta e vi fa volare il jet, ma non è in grado di generare pressione. Cioè, ammesso che vi sia un piccolo accenno di pressione, scapperebbe via da tutte le parti, perché come potete vedere qui è tutta aperta, ma guardate che spazio che ci sta tra un'elichetta e un'altra. Ma poi non è possibile, ma proprio come velocità di rotazione, come progetto, cioè questa ventola qui non è stata progettata per generare pressione. Quindi non funziona, raga. Questa ventola, più che soffiarvi sulle palle, non vi fa nient'altro. Vi fottono solo i soldi. Altro che il turbo elettrico qua, il turbo elettrico modello Sagnarella e modello cazzo 2000. Non funzionano. Il fatto è che nelle schede tecniche di questi fantomatici turboelettrici, tutti quanti riportano caratteristiche riguardanti la portata d'aria, ma nessuno che vi riporta qualcosina riguardante la pressione che questi articoli sono in grado di generare. Tenete presente che un turbo, per sentirlo, per iniziare a sentirlo, vi deve generare almeno mezzo bar di pressione. Ma sotto questi valori, ma non conviene proprio mettere mani, mettersi a far modifiche, insomma sono soldi buttati. Quindi date retta a me, lasciate perdere queste persone, lasciate perdere questi articoli. Vi fanno vedere che pubblicizzano i loro prodotti. Ci sono video addirittura di turbo elettrici che spengono una candela a 10 metri di distanza. Cioè, ma sti cazzi, ma che mi frega come spegne la candela a 10 metri di distanza se poi non è in grado di generare pressione? Il turbo per funzionare deve generare pressione, cosa che questi articoli non fanno. Comunque, spero siate stati bene in mia compagnia, così come io lo sono sempre in vostra. Ci vediamo al prossimo video.